sesso, stampa e ancien régime. Ancora oggi sono vivi nel nostro immaginario stereotipi legati ad alcuni personaggi della Rivoluzione francese. Che mangino le brioche mi dice nulla. Eppure sappiamo da dove arrivano queste citazioni. Ma sì, la stampa era forte allora come lo è oggi, anche se le fake news erano divulgate tramite supporti diversi. I libelle erano tra i più virulenti, proprio perché usavano un francese semplice, diretto, un solido impianto narrativo e una spiccatissima ironia. Uno degli esempi più emblematici è la raccolta del 1775 di aneddoti su Madame la Contessa du Barry, una vera e propria biografia sull'amante del re Luigi XV, nota per la sua ascesa sociale dovuta, secondo il racconto, alle sue doti sessuali maturate per pura passione e mai per denaro. Questo libelle in realtà non aveva come compito quello di screditare la contessa, quanto quello di accompagnare il lettore all'interno della corte di Versailles. E se a Parigi tutti sapevano delle vicende della corte, questi libelle potevano ampliare l'eco fino alle più remote province del regno. Il soggetto deve essere noto per suscitare l'interesse del pubblico. E chi se non l'amante del più impotente, o meglio così ci hanno raccontato, sovrano di Francia? Paradossale è il ruolo che assume la Du Barry. Lei è prima di tutto una donna del popolo, che così dimostra la sua superiorità rispetto alla decadente e corrotta corte, scivolata in una forma di dispotismo che ha ormai irrimediabilmente compromesso la rispettabilità della monarchia stessa. L'elemento caratterizzante della ragazza, la volgarità. I più di voi, ne sono certo, ricorderanno il rutto bello e buono di Asia Argento. Questa caratteristica era frutto della corruzione della vita di città sull'ingenua ragazza di provincia, un vitale contrasto rispetto alla fiacchezza della corte. La storia non è altro quindi che un siparietto piuttosto dettagliato, dalla statura solida, che sfrutta la vicenda apparentemente frivola dell'amante di Luigi XV per raccontare la degenerazione sociale e politica della Francia del XVIII secolo tramite piccoli e piccanti aneddoti. Ad esempio il ripetuto tentativo, alla fine riuscito per disperazione, di far firmare al re, tra le lenzuola, le carte per il licenziamento del ministro Choiseul. Ma le fonti? Secondo lo studioso americano Robert Darton, queste arrivavano da due sistemi informativi, quello della corte e quello della città. Sicuramente l'autore del libelle, probabilmente l'oscuro libellista parigino Mathieu François Pidansin de Merrobert, ha preferito attenersi alle chroniques scandaleuses, ovvero sequenze di misfatti particolarmente perversi. Insomma, la narrazione dei fatti della Francia tra il 1768 e il 1773 è affidata alla storia di una cenerentola in veste di prostituta e un vecchio principe depravato. Alla prossima!